Agrigento, nella Basilica dell'Immacolata è stato celebrato il precetto pasquale interforze, in presenza delle autorità istituzionali, civili, religiose e militari della provincia. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, e concelebrata dal cappellano militare capo della Guardia di Finanza, don Mario Raneri, dal cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri, don Salvatore Falsone, dal cappellano della Polizia di Stato, don Antonio Lalicata, e dal parroco della Basilica dell'Immacolata di Agrigento, don Giuseppe Veneziano. Hanno partecipato le rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia. Noi purtroppo usiamo un termine che per me è inesatto e faccio fatica ad accettarlo. Come cristiani diciamo facciamo il precetto pasquale. L'amore non può essere mai un precetto. L'amore è sempre una necessità, il darlo e il ricevere. E la Pasqua diventa il giorno in cui, nel modo più forte e più evidente, il Signore ci manifesta il suo amore. È bello poter augurare buona Pasqua, è vero che lo facciamo ogni anno e può sembrare soltanto un'abitudine. Pasqua è novità, è primavera, e credo che dirci buona Pasqua e sentire la gioia e la freschezza di una vita che vuole entrare nel nostro cuore. Noi tante volte ci lasciamo schiacciare da tutto ciò che ci circonda, abbiamo paura di ciò che avviene, crediamo che chiudendo gli occhi possiamo risolvere i nostri problemi. Quella pietra che viene rotolata dalla tomba invece ci dice che la vita ancora può risorgere, può restare nuova, e se noi vogliamo può inondare anche quei luoghi e quegli angoli che sembrano essere stati messi da parte da tutti. Ecco, vorrei che questo augurio riempie il cuore di ogni uomo, soprattutto di coloro che soffrono, vicini e lontani, perché insieme possiamo costruire quel mondo nuovo e diverso che il Signore ci chiede da tempo e che continua a sperare con noi. L'augurio che rivolgo alle forze dell'ordine è quello di vivere profondamente la fede di cui il Signore ha fatto loro dono. La nostra fede si fonda sul mistero pasquale che stiamo celebrando in questi giorni, il mistero di morte e di risurrezione di Gesù, attraverso il quale noi veniamo salvati dalle nostre miserie, dalle nostre povertà, dai nostri peccati. E il Signore, facendoci salire sulla croce con Lui, ci porta anche alla gloria della risurrezione. Quindi possiamo vivere una vita nuova, da risorti con Cristo, come ci dice l'Apostolo Paolo, e questo possiamo farlo nella quotidianità della nostra esperienza, ciascuno con il nostro ruolo, ciascuno con il nostro compito. Vivendo da risorti nel nostro compito significa che facciamo bene quello che dobbiamo fare, quello che siamo chiamati a compiere nella nostra esperienza quotidiana. Quindi chi è carabiniere fa bene il carabiniere col senso del dovere, così il poliziotto, quello che appartiene alla Guardia di Finanza, così anche le altre autorità civili che svolgono il loro compito al servizio della collettività. Ciascuno, facendo il proprio dovere, fa la volontà di Dio, perché il Signore vuole il nostro bene, e il nostro bene dobbiamo volerlo anche noi con quello che siamo chiamati a fare. Quindi l'augurio che possiamo vivere da risorti con Cristo, facendo ciascuno il proprio dovere.